reciproca autonomia. Buonasera, buonasera a tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa sera collegamento con Blanca Bricegno, la nostra amica indio combattente non violenta per la democrazia, la nostra amica venezuelana che conoscete, perché facciamo questa trasmissione sul Venezuela, questa sezione di voci transnazionali di Liberi TV sul Venezuela da parecchi anni ormai. Siamo oggi 3 gennaio 2021 in pieno lockdown, tutti quanti chiusi dentro le case, ma le nostre attività, le nostre battaglie, le nostre passioni non subiscono diminuzioni o attenuazioni. Cerchiamo di portarle avanti lo stesso come possiamo. Blanca, grazie di essere qui con noi. Oggi abbiamo lasciato il Venezuela un po' di tempo fa, con tanto per contestualizzare un po' contestualizzare la situazione venezuelana, che purtroppo va sempre peggiorando, quella che potremmo dire la situazione istituzionale, se ancora ha un senso parlare di istituzioni in questo paese. Ci sono alcuni articoli che, insomma, praticamente ormai è tutto completamente questa terminologia riguarda un passato un po' antico, perché non è più nulla attendibile. Abbiamo lasciato l'istituzione assemblea in mano alla opposizione contro Maduro, ma è successo qualcosa? Ci sono state delle elezioni. Sinteticamente, Blanca, dici cosa è successo? Va bene, sì, ricordo, comunque mi ripresento, Blanca Briceno, Aires Ven, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana, nato come un gruppo di preghiera per il Venezuela, trasformatosi in una configurazione sociopolitica propositiva e non violenta. Sì, Gianni, ricordo che mi avevi fatto la domanda, le elezioni, io ti avevo risposto a quanto fa. Certamente, difficilmente, che avevo detto forse era per dicembre, ci devono essere quelle parlamentarie. Sono state indubbiamente elezioni forzate, nel senso, perché forzate, perché comunque è incito il frode elettorale, di cui anni fa abbiamo fatto un programma molto specifico per chi lo vorrà cercare, dove specifichiamo tutte le caratteristiche della frode elettorale, di cosa è composta. Sì. Quindi in questo momento sicuramente abbiamo, no, due assemblee nazionali, due tribunali supremi di giustizia, e forse non lo so se si arriveranno a 3 assemblee nazionali. Comunque il fatto è che l'opposizione venezuelana è multiforme, cioè ha diverse configurazioni dentro, dove però c'è sempre e non fuoriesce da quello che, quando noi parliamo dei fattori socioentropici su cui regge il regime, la tirannide, che sono l'odio, la paura e il terrore, cioè la menzogna, ha sempre bisogno della stabilità della quarta zampa di questa opposizione staliniana, che sono queste opposizioni. Anche se certi giornali italiani la chiamano l'estrema destra venezuelana, veramente non abbiamo diversamente parlato su questo argomento, che non lo sono tali. In questo momento questa assemblea ha già nominato le sue commissioni, e quindi è probabile che il gioco dell'illegittimo Maduro sia molto forte, nel senso di togliere all'Assemblea Nazionale che fu eletta, sulla quale pure ricordo c'è un bel programma, Gianni, dove avevamo spiegato la configurazione
che aveva la maggioranza assoluta e si è lasciata togliere, ed ecco perché sempre coabitante, i deputati che erano delle comunità indigene del Delta Macuro. C'era un altro Pilleri, che è questo cognome italiano, e che non avevano potuto giuramentarsi come tali in quell'occasione. Però non c'è stata una battaglia di quel gruppo che invece si era stabilito, per cui il numero scesso non permetteva in nessun modo portare avanti tutto ciò che avevano promesso. Hanno giocato parecchio e siamo arrivati al punto in cui, finito, e anche questo l'avevamo spiegato costituzionalmente, finito il periodo dell'illegittimo Maduro, c'era un vuoto di potere che secondo la Costituzione veniva riempito dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, che in quel momento lì era Juan Guaidó. In questo momento la nuova Assemblea Nazionale da una parte deve assolutamente giocare il gioco del regime e dall'altra parte l'altra, questa che fu eletta, quel gruppo che è rimasto, che ha addirittura deputati nell'esilio, tra cui credo almeno due, forse, o uno in Italia. La cosa è che loro hanno trovato una formula amministrativa un po' complessa, che magari facciamo un programma a parte per spiegarla bene, in cui loro prorogano la loro esistenza, il loro esercizio per un anno ancora. Il termine di questo presidente interino, che erano prima 90 giorni, poi un anno, adesso lui, praticamente abbiamo due presidenti, quindi il legittimo e l'interino, che comunque entrambi sono scaduti nel suo momento, o sta anche per scadere. Quello di Juan Guaidó, e probabilmente al momento in cui l'illegittimo Maduro prenda il potere sull'Assemblea Nazionale che lui ha stabilito, la cui esistenza ha stabilito, di cui hanno una maggioranza, che è quella che si è conformata nelle elezioni del 6 dicembre, sicuramente potranno eventualmente dichiarare questa assemblea comunque illegittima anche con il Tribunale Supremo di Giustizia nel paese, che è quello pure esso totalmente a seconda tutto ciò che l'esecutivo vuole, e probabilmente potrebbe iniziare anche un periodo di persecuzione. Il tema è che questo signore Guaidó non ha mai esercitato veramente in totale, in toto, questa presidenza, nel senso che lui non ha nominato un vero governo in esilio, non aveva nominato un ministro della difesa o comunque tutto un esecutivo che potesse andare avanti, ma ha nominato qua e là delle persone, certune di esse hanno rinunciato al momento in cui hanno capito che non si andava veramente sulla strada promessa, che era quel mantra: fine dell'usurpazione, governo di transizione, elezioni libere, ma bensì tutte queste, noi diciamo in spagnolo traquiñuela, cioè tutte queste manipolazioni, avendo presidente Trump, avendole dato un punto di credibilità. Altri paesi si sono uniti e più o meno c'erano 60 paesi che lo sostenevano. In questo momento probabilmente non potrà continuare ad essere così. In questo momento bisogna proprio aspettare cosa succederà. La situazione internazionale è difficile perché loro, a questa opposizione, che la chiamo sempre pseudo-opposizione collaborazionista elettoristica,
diciamo, la 1, la 2 e la 3 comunque ha avuto e ha fatto un grande lobby a sostegno di Joe Biden nel momento in cui anche da prima, che l'abbiamo pure parlato, nel momento in cui invece la decisione del presidente Trump era capire e vedere come il Venezuela poteva liberarsi da questa situazione. Per cui, insomma, in qualche modo possono essere e sono considerati da moltissimi venezuelani traditori. Certamente non ha più il seguito neanche nel paese. Poi hanno fatto una consulta dove lì pure sono stati praticamente che terza parte di voti da una parte, terza parte di voti dall'altra. Ma anche lì la gente che ha bisogno di benzina, di medicine, di alimenti, che deve fare anche giorni di una fila per avere di 20 litri di benzina, non è che andava quel giorno a firmare o a votare, anche se avevano fatto una piattaforma via web, e sinceramente quello che non è rimasto chiaro fino a che punto questi dati dove sono, a chi appartengono e come, perché abbiamo l'esperienza tra il 2003 e il 2004, quando volevamo fare il referendum revocatorio, che lì al 2003 raccolte le firme non si è realizzato perché il regime aveva annunciato che le firme non tutte erano legittime, quindi è il riaffirmato. Cioè, rifirmare nuovamente, e lì si è preso la lista Taccon, che si chiama, che in padre canse perché è mancato, e hanno preso i nomi di tutti quelli che hanno riaffermato e hanno iniziato a toglierli i lavori, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata una persecuzione enorme. In questo momento molti sicuramente, oltre a non poter uscire da una fila per avere un po' di benzina, avranno avuto la diffidenza, sono stati diffidenti. La Però paura. di questo tema dobbiamo forse aspettare questi giorni in cui si realizzano i termini costituzionali, no? Della nostra Costituzione, per sapere esattamente come, o per poter fare un programma dove siamo molto più espliciti, più chiari, approfondiamo un po' di più la situazione. Sì, c'è stata peraltro un'affluenza molto bassa, anche appunto per i motivi che tu dicevi a queste elezioni. Le fonti ufficiali dicono più o meno il 30%, però poi in realtà si dice che siano andati a votare molto meno persone. È interessante anche attendere per vedere se ci sarà un cambio, diciamo, dell'approccio anche da parte degli Stati Uniti, con il cambio di presidenza da Trump a Biden per quanto riguarda le sanzioni nei confronti appunto di Maduro. Quindi vedremo un pochino i tempi, diciamo, maturano queste settimane e vediamo appunto anche il cambiamento a livello internazionale, insomma, dell'appoggio o dell'inasprimento e in che verso l'inasprimento verrà confermato, ma in modo più o meno dannoso e poi alla fine nei confronti della popolazione che subisce poi alla fine tutto ciò che è la carenza dei beni di prima necessità. Il contesto ovviamente è un contesto mondiale, quello della diffusione del Covid, che impegna le strutture sanitarie, nazionali. Ecco, riguardo a questo, la situazione venezuelana com'è? Già era precaria prima del Covid, ricordiamo, l'abbiamo detto varie volte. Bene, come potete immaginare, non abbiamo dati certi, assolutamente. Quindi io la cifra non te la posso dare, perché se il regime dice 100.000 contagiati, 1.000 morti, cioè uno non sa come credere. Come era arrivato il Covid, si ricordo che ne avevamo parlato di quei figli di questi Boli Borghese, di questi Boli Chico, che avevano
affittato delle scorte della Spagna in una festa all'Isla de los Roques, e da lì era partito un primo, diciamo, focolaio. Rispetto al cambiamento di presidenza degli Stati Uniti, Aires Ven non si pronuncia finché non sia una situazione dichiarata assolutamente costituzionale, legale, legittima del paese degli Stati Uniti, da una parte. Dall'altra, sicuramente il cambiamento da Trump a Biden favorirà assolutamente la tirannide, in quanto si trova con una sinistra e i gruppi di sinistra, e questi, tra questi gruppi che hanno iniziato anche a buttare giù le statue e tutte queste cose, è stato dimostrato e sono stati arrestati venezuelani che venivano pagati dal regime per partecipare, così come abbiamo parlato, me lo ricordo bene, di come venivano pagate nelle famose marce dal Centro America verso gli Stati Uniti, ma anche nei conflitti in Cile è stata pure questa situazione. Poi, con rispetto alla Spagna, sappiamo benissimo che Podemos, anche qui l'abbiamo detto diverse volte, che praticamente è nato in una scrivania accanto a quella di Chavez con il signor Bonedero, e poi le diverse triangolazioni con l'Iran, e quindi quando tu leggi Borrell pronunci Iran o viceversa, tu scrivi Borrell si legge Iran. Quindi questa situazione del Venezuela probabilmente sarà molto favorevole, potrebbero addirittura aprirsi dialoghi, perché al momento in cui si aprono dialoghi con la Kamala Harris e con Cuba, immediatamente si triangola a chi sostiene quella burocrazia di probabilmente sono 500.000 militanti o 2 milioni, cioè si parlano di tutte queste due cifre dei burocrati del Partito Comunista Cubano che vivono di ciò che viene derubato ai venezuelani, perché non ci sono transazioni commerciali. Poi indubbiamente diciamo tutti i traffici che ci sono, ci sono tutte queste accuse di rapporto con la Cina, bisognerà aspettare la Corte Suprema di Giustizia nordamericana, i legami e le negoziazioni di Joe Biden e del figlio in Ucraina e l'altro in Cina, e questi sono paesi, la Cina e la Russia, tu sai che sono di due dei paesi che invadono il Venezuela assieme ai terroristi islamici, le guerriglie colombiane, l'ETA, tutti quanti presenti. Se c'è un territorio dove tutti questi orrori convivono è proprio il territorio venezuelano. Per esempio Zapatero, pure l'abbiamo detto, no? Che Zapatero c'ha una mina d'oro, proprietario, gli hanno dato una mina d'oro. Poi c'è stata sta fuga dall'ambasciata della Spagna, verso la Spagna, di Leopoldo López, del leader di Voluntad Popular, che sta facendo un giro per il mondo attribuendosi, ecco, lui con Guaidó e con questa Assemblea Nazionale che vuole andare a prorogarsi in vita per un anno ancora, rappresentante di un paese, rappresentante di un'opposizione, che non è vera perché non hanno neanche raccolto il numero di risposte a quelle domande che hanno, a un referendum che hanno fatto. E che quindi, però, in questo momento nel Washington Post c'è tutto uno studio lungo sulla corruzione di questi signori che abbiamo denunciato, sia noi come Aires Ven che dei bravissimi giornalisti di ricerca che abbiamo, venezuelani che vivono molti negli Stati Uniti, ma altri vivono in Germania, eccetera, in diverse parti del mondo, dove hanno dimostrato esattamente, si parla di 40 mila milioni di dollari, cioè è una cifra quasi che impensabile. Sicuramente ci sono
persone addirittura che hanno programmi nelle web TV che ogni volta che si presentano dicono: dove sono i 700 milioni di dollari che ti hanno dato per l'aiuto umanitario, eccetera. Perché c'è stato tutto quel show, no? di andare, cioè c'è stato il giuramento della presidenza, va bene, una specie di cabildo, la Costituzione apriva questa possibilità. Poi che dovevano entrare con l'aiuto umanitario, e di questo ne abbiamo parlato, mi sembra aveva parlato molto esplicitamente, poi il famoso modalità di golpe militare. In questo momento ci sono anche persone che appartenevano, insomma, persone dell'alto mando del chavismo, dei servizi di intelligenza, e sappiamo come sono importanti chi c'ha in mano i servizi di intelligenza, e quindi fuggiti per la Spagna e poi spariti come il Pollo Carvajal e altri, tutta questa troupe di persone. In Spagna ci sono tanti che noi li chiamiamo bolichicos, che sono, cioè c'è la boliborghesia, che è quella che si crea anche con questi, diciamo, equip tecnico-scientifici di qua e di là, dove tu inizi a conformare un nucleo che non è poco, perché se tu hai 500 persone dove iniziano ad avere, come è successo nel Venezuela e che l'abbiamo pure detto, di quelle imprese fantasma, no? Dove spariscono 40 milioni di dollari, 70 milioni di dollari qua e là, cioè, e c'è tutto un mondo che continua a crescere. E noi abbiamo parlato di quella con profonda tristezza, e tu lo sai, a volte quando tocco il tema troppo doloroso, di quella mutazione antropologica che è successa nel Venezuela, dove i crimini sono aberranti, proprio tante cose. E a sì, questo si oggi legge, è molto. Si legge anche, arriva anche, diciamo, via internet, qualcosa si legge di incidenti. Ma anche di quelle che potrebbero essere chiamate disgrazie, di persone che fuggono, e questa cosa mi ha fatto un po' venire in mente quello che accade nel nostro, tra virgolette, Mediterraneo, con le migrazioni dall'Africa, che praticamente hanno trasformato il Mediterraneo in un cimitero. Sul sito di Aeresven, che lo ricordiamo, gruppo aeresven.wordpress.com, c'è stato un post, insomma, volevo lasciartelo commentare, abbastanza duro. Vai, Blanca. Quale delle due? Quello del 26 dicembre, sì, o quello? Quello del 26. Quello del 26. Ah, ecco. Ah, va bene, sì, in questo post certamente abbastanza duro, nel senso che a un certo punto consideriamo che traduco così: Aeresven sostiene che nel processo di distruzione della nazione, dello Stato e della Repubblica venezuelana non si possa attribuire il qualificativo di innocente ai venezuelani maggiorenni. Questa situazione la dico semplicemente perché, solo per dire due piccolissime cose, no? Da noi si dice para muestra un botón, dico, cioè per tu vai dalla merceria e gli dici: io voglio uno così, un bottone, no? Un bottone. Ecco, è una espressione nostra. Allora ci sono i fatti della situazione di Guiria, è mostruosa, e tutta questa situazione, diciamo, è l'oriente e il nord-oriente del paese, dove c'è anche, includiamo le foce dell'Orinoco e il delta Macuro, dove da lì si sa che trafficano droga che esce di qua, esce da questo canyon, esce di là, perché oramai il Venezuela non solo è un grande cioè di transito che porta la droga da tutte le parti, ma anche insomma c'è solo centri di produzione. Quindi questa situazione la dico perché a Guiria, si pronuncia Guiria, in la penisola de Paria, nel Stato Sucre,
l'Estado è come dire una regione, no? Questa gente disperatamente cerca di andare verso Trinidad e Tobago, che sono le ex colonie, sì, Trinidad è colonia inglese che in un passato apparteneva veramente al Venezuela. Quindi sono territori che abbiamo perso lungo gli anni storici, insomma. A questo punto appaiono, si comincia a sapere, perché appaiono naufraghi, no? Appaiono naufraghi in continuazione. C'è stato, per esempio, anche in Italia è uscita la notizia di 26 corpi che sono stati recuperati. Poi io ti ho mandato una foto di corpi terribili, ma qualcuno ha fatto un commento che erano anche stati sparati o torturati, però io non lo posso veramente affermare perché non ho una conferma, però la foto è terribile e quindi io te l'ho messa a disposizione. Abbiamo diverse foto che non riusciamo a pubblicare. Comunque, il 16 dicembre si sono trovati questi cadaveri e tu pensa che chiedo perdono a tutto il pubblico, lo dirò con una S in mezzo, la fiscal, il fiscal generale del paese ha considerato che dei padroni di queste imbarcazioni, di questi barconi che partivano, erano i colpevoli, li hanno arrestato, poi ovviamente alla fine, siccome era una falsa accusazione, dovevano subito uscire con qualcosa, la tirannide, li hanno poi liberati. Ma questa gente, questi abitanti di questa zona, veramente ad un certo punto, in un altro momento, in un altro imbarco, ci sono spariti 40 persone. Loro dicono sono 40 cadaveri, non si sono trovati tutti, quindi mancano cadaveri. In un altro momento c'erano 23 persone e c'è ad un certo punto questi nostri giornalisti che si sono impegnati assieme a persone del posto che si battono per i diritti umani, esce tutta quella porcaggine, scusate pure la parola, ma non posso dire diversamente, di tutto ciò che è illegalità, sopravvivenza, perché questa combinazione, Gianni, dice tre parole terribili, illegalità, sopravvivenza e traffico umano. Comunque, per calmare le acque, è venuto in mente di inviare niente di meno che a un gerarca del Partito Socialista Unico venezuelano, ecco, Aristóbulo Istúriz. E sono andati, pensa tu, con dei frigo, un po' da mangiare, qualche medicina, eccetera, per calmare questa gente che voleva assolutamente che il governo si impegnasse non solo in trovare questi cadaveri, ma è il problema che c'è con Trinidad, con il governo di Trinidad, no? A questo punto la gente sono entrati e usciti, perché la gente li ha cacciati via, non ha accettato, non hanno accettato, ma nemmeno un pezzo di pane di quello che questi hanno portato, li ha cacciati via. Perché se è vero che loro costano meno di un centesimo della moneta più svalutata al mondo, che potrebbe essere il Bolivar, perché sottomettere un paese ad una condizione di fame e di malattia, che sono, come sappiamo benissimo, due armi potentissime politiche, sperimentate da moltissimi anni, loro hanno un'esperienza gigantesca, basta sapere solo quella russa o quella cinese di come si fa a questo lento eccidio, Holodomor ed esterminio del popolo venezuelano che Aires Ven continua a denunciare. Quindi
un rappresentante loro all'inizio di questi ultimi, diciamo, quelli del 23 novembre, che il rappresentante denunciava che erano spariti, dice, non si sa, 16 bambini che erano stati deportati da Trinidad verso il Venezuela. Allora non si sapeva dove erano, cosa era successo, perché erano stati deportati, ed in più quello che si sapeva che c'erano bambini molto disidratati e c'era anche un bebè di 4 mesi. Dopo questa cosa si è un po' risolta, però comunque hanno dovuto intervenire ovviamente il ministro di sicurezza nazionale di Trinidad e Tobago, che tra l'altro lui si sente completamente senza nessuna responsabilità, e quello del Venezuela dice che hanno preso accordi eccetera per risolvere questa migrazione, perché certamente arrivano e sono illegali, sono clandestini, hanno, qualcuno ha già dei parenti che è riuscito a stabilirsi, che è riuscito ad avere un lavoro, quindi dicono che di questa nave, che erano partiti tanto proprio famiglie perché avevano i parenti là per fare le fiere di Natale con loro. A questo punto anche diciamo che il commissionato della polizia di Trinità e Tobago, che si chiama Gary Griffin, ha affermato che si implementeranno misure di sicurezza necessarie per garantire la protezione dei venezuelani in quel paese. E poi a Natale hanno preso 16 di questi bambini che erano in carcere a passare un'ora con i loro genitori. Cioè sono situazioni di una crudeltà incalcolabile, con innocenti che può avere un bambino di 4 mesi colpa di cosa. Questa è una situazione complessa. Comunque, per essendo diciamo tra chiusura 2020 e inizio 2021, ringraziamo Aires Ven, ringrazia la Caritas, perché comunque nel questa città di Guiria che ti sto parlando, loro lì hanno creato una casa di sostegno che dà albergo e sostiene a questi migranti. Lì ci sono condizioni che non possono stare più, credo, 2 giorni, 48 ore, però c'hanno un'attenzione medica, ovviamente le pietanze, il vitto e alloggio per quel tempo lì, e fanno piccoli incontri, non ti posso dire corsi, però spiegano cos'è la migrazione, come si deve fare, quali sono tutte queste cose, e sono sacerdoti che gestiscono. Comunque anche la Caritas ha dovuto in quella zona lì implementare un programma che si chiama Saman, che è un albero molto bello che abbiamo noi, che accudisce bambini e bambine che sono affetti di denutrizione. E sai anche tu quanto noi abbiamo toccato questo argomento. L'emergenza alimentare, certo. Diciamo che la presenza di bambini in queste rotte della disperazione è qualcosa di abbastanza allarmante, perché ovviamente quando ci sono dei movimenti di popolo determinati dalla disperazione, dalla fame, spesso i bambini diventano merci di scambio, scambi tratte umane per vari fini, per vari scopi. Purtroppo questa è una cosa che magari su cui potremmo tornare. Intanto, visto che abbiamo già parlato tanto, voglio dire che insieme a questo video verrà pubblicato anche qualcosa che troverò su questo naufragio, questo che appare almeno come un naufragio, questa tragedia.
a meno che appunto poi vedremo non sia diciamo un segno di qualcos'altro di più grave, non di una disgrazia, ma di un crimine che è in corso, uno dei tanti crimini che è in corso in Venezuela. Blanca, volevo lasciare a te qualche parola di chiusura perché siamo andati veramente Va oltre. bene, grazie. Per noi è veramente, per Aires Venia, inaccettabile questo traffico umano dove si portano bambini e donne venezuelane per la prostituzione e per tanti altri usi, insomma, orribili. E certamente noi continuiamo a lottare, portiamo avanti la nostra lotta propositiva non violenta, consideriamo assolutamente, ringraziamo Liberi.tv, spazio di libera parola, per darci questa possibilità, perché la testimonianza, secondo Aires Ven, è un atto politico e quindi è anche un altro modo in cui noi facciamo politica. Sicuramente non c'è benzina, non c'è acqua, non c'è gas, non c'è alimento, non c'è trasporto, non c'è elettricità, non c'è da mangiare e ci sono, abbiamo parlato di un solo bottone, c'è l'altro che sono stati quei morti in un'esplosione di bombole di gas ed è un'altra situazione, ne parleremo in altro momento, Sì. comunque l'informazione c'è, ma era solo per puntualizzare i Monagas, due a cui Cristofone Monagas. l'Estado Monagas. Sì, Sì. sì, sì. Ok, No, sì, ne grazie. parleremo e se tu avrai altre notizie, perché lì poi si inserisce tutto il discorso sulla sanità. Stiamo parlando di un fatto di cronaca, un'esplosione con un incendio, un'esplosione da un camion che trasportava bombole, appunto c'è stata l'esplosione e si è sviluppato un grande incendio, molte persone sono state ferite. E poi ci sono dei video che parlano appunto di un'emergenza sanitaria veramente estrema. Su questo ovviamente torneremo. Per il frattempo io ringrazio Blanca, Grazie a te, buon anno a tutti i tuoi telescoltatori, i nostri. grazie auguri a te e anche ad Aires Ben. A presto ritrovarci. A presto y Dios los bendiga. Gracias.